conoscere, Signore, le tue vie. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Vi annuncio una gioia davvero grande, bella, meravigliosa, che la parola di Dio è con noi anche oggi e ci donerà nuova luce, nuova gioia nel vivere questo giorno. Allora apriamo i nostri cuori con il Vangelo secondo Marco, capitolo 3, 20-21. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Amen. Leggiamo anche la prima lettura dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9. Fratelli, fu costruita una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell'offerta. Essa veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo, poi, c'era la tenda chiamata Santo dei Santi. Cristo invece è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mani d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale mosso dallo Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Amen. Ecco che oggi abbiamo ascoltato questi due versetti del Vangelo di Marco, in cui la gente è attirata, attratta dalle parole di Gesù e dai segni che compiva. Fratelli e sorelle, dobbiamo invocare lo Spirito Santo su di noi, nella nostra Chiesa, per vivere e fare questa esperienza. Le folle hanno bisogno di Gesù. La società, il mondo ha bisogno di Gesù, di ascoltare la sua parola e di vedere i segni, perché lo Spirito Santo è presente nella nostra vita. Lo Spirito Santo rende viva la presenza di Gesù. E noi come cristiani, lo abbiamo detto ieri, lo abbiamo visto, che siamo stati chiamati per essere con Gesù e essere inviati da Gesù a annunciare la buona novella, dobbiamo annunciare che Gesù è vivo, che Gesù è risorto, che Gesù ha la soluzione di ogni problema. Amen. Ecco perché le folle andavano da Lui, perché aveva la soluzione. Anche se qualcuno, e anche dei parenti di Gesù, dicevano: è fuori di sé, è andato fuori di testa, ecco perché la gente va da Lui. Invece non è così. La gente andava da Gesù perché vedeva, sperimentava concretamente nella propria vita che Lui era il Signore, in parole e in opere. Ecco allora che comprendiamo ancora meglio questa lettera agli Ebrei, giunti ormai al capitolo 9, in cui si parla di Gesù che entra in un santuario fatto da Dio stesso. Quindi, a differenza del Santo e Santo dei Santi, queste stanze nel Tempio, questi atri attraverso i quali veniva poi reso un culto a Dio, un sacrificio per il perdono, per la misericordia, per ricongiungerci con il Padre, Gesù invece è Lui stesso che si è reso
questa stanza, questo santuario, affinché noi facciamo esperienza del Padre, affinché noi facciamo esperienza viva che a Dio nulla è impossibile, che solo Dio ha parole di vita eterna. Non dimentichiamocelo, fratelli e sorelle. Troppe volte noi ascoltiamo notizie dai media, dai giornali, dalla TV, da internet, da persone a cui piace, ecco, parlare di cose negative. Lasciamo perdere tutto ciò che ci attacca, che attacca la serenità al nostro cuore, la salute della nostra mente. Fortifichiamoci invece nella parola di Dio, in Gesù, perché Gesù ci dà pensieri vittoriosi. Gesù ci offre speranza. E non dimentichiamoci, dobbiamo invocare lo Spirito Santo, perché è solo attraverso lo Spirito Santo che avremo pensieri positivi, è solo attraverso lo Spirito Santo che avremo speranza in ogni difficoltà, in ogni situazione, in ogni crisi. Quindi vi invito, fratelli e sorelle, in questo momento, invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo per fare esperienza viva anche oggi del Signore Gesù e della Sua parola. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito Santo nelle nostre case, vieni o Spirito Santo nella nostra vita, vieni e parla al nostro cuore. Spirito Santo, abbiamo bisogno di Te. Spirito Santo, aiutaci a rifiutare ogni pensiero che non è secondo la volontà del Padre, ogni pensiero negativo, ogni pensiero di scoraggiamento, ogni pensiero di tristezza, ogni pensiero che porta alla morte. Spirito Santo, vieni, infondi nel mio cuore gli stessi sentimenti che erano in Gesù Cristo. Infondi nel mio cuore la serenità, la pace del Cristo risorto. E donami la fiducia nella Sua parola, fiducia nelle Sue promesse, fiducia in Cristo, sommo sacerdote per eccellenza. Risuona, oh Spirito Santo, nella mia vita, risuona come queste campane affinché oggi io abbia gioia, entusiasmo e speranza in Te. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, quindi attingiamo anche oggi dalla parola di Dio. Attingiamo da Cristo, luce vera che ci illumina la via, attingiamo dalla Sua parola, ma soprattutto dallo Spirito Santo che è il Consolatore e che non ci abbandonerà mai in questo giorno e nemmeno domani, per sempre. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani, ciao. Signore, le tue vie, fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ricordati, Signore, della tua misericordia.